Iniziamo, io do il benvenuto a tutti quanti, saluto il sindaco, chiaramente l'assessore Rosa Cutulli, e Gabriele Vallone, che è consigliere delegato alla cultura per la pubblica istruzione, sono qui presenti, la presidente della biblioteca di Ricardi, la mia presidente. Saluto Antonia, che è presidente dell'Associazione Amici Umberto, gli amici dell'Associazione Gessarini, con cui abbiamo cominciato un percorso che speriamo di poter portare a termine. Abbiamo dato la massima disponibilità e poi chi ha lavorato anni fa per la mostra e per il convegno, quindi Pietro Soldamaglio e Luciano Melegani, che sono del pubblico. Saluto Daria, che è presidente del Rotary. Passo la parola a Eliana, che ci guiderà in questo percorso. Accendi. Grazie, buonasera a tutti e benvenuti alla presentazione della Tosse della Terra, che è un libro scritto da un giovane autore, mio compaesano, con cui stiamo condividendo questa avventura in giro per la Calabria, perché pensiamo che la Tosse della Terra, che racconta il 28 dicembre del 1908, il terremoto che distrusse praticamente Palmi e non solo, sia un modo per fare delle riflessioni su quello che noi siamo oggi, sia da un punto di vista di rispetto del contesto territoriale, sia da un punto di vista della costruzione, da un punto di vista architettonico, ma soprattutto una riflessione di tipo sociale. La Tosse della Terra è un'accurata ricerca che ha fatto Domenico, che riprende appunto tutto quello che è stato, tutti i risvolti dal punto di vista sociale, antropologico, di ricostruzione della città di Palmi e non solo. È pieno di aneddoti, è un racconto storico perfetto ed è un racconto che vi assicuro, leggendolo vi entra dentro. Tra l'altro devo ricordare che siamo già alla prima ristampa, questa è la terza, quinta presentazione che facciamo, ci auguriamo che ce ne saranno altre. E tra l'altro ha vinto anche il premio storico letterario Medaurus nel 2024, secondo classificato proprio nell'edizione della storia, nella sezione storia. Siamo qui perché qualcosa ci accomuna, perché qui, come voi mi insegnate, nel 1905 c'è stato un altro terremoto che ha praticamente distrutto tutte queste zone. E nel percorso di ricostruzione, che poi è un percorso di ricostruzione anche del nostro essere cittadini, di comunità che sono state segnate dal terremoto, ci accomunano tante cose. Questa sera cercheremo insomma di parlarne un po' insieme, ascoltando le storie, ascoltando tutte le opinioni degli illustri relatori che mi accompagneranno in questo percorso e accompagneranno Domenico. Intanto passo la parola al sindaco per i saluti istituzionali. Sì, buonasera a tutti. Saluti già a te, Vincenzo Calzona, che ha voluto, credo, come direttore del museo, organizzare questa presentazione appunto a Pagheria, dove diceva chi mi ha preceduto, ci troviamo quasi in un tragico gerellaggio dal 1905 al 1908. Due eventi catastrofici, due eventi tragici che hanno in effetti modificato, credo, non solo gli aspetti territoriali e urbanistici, ma appunto aspetti di natura sociale. Le comunità di Palmi, la comunità di Pargheria, a seguito degli eventi, sono precipitati in una situazione di precarietà economica, di arretratezza, e
dopo anni e anni e anni, voglio dire, si sono avviate verso una ricostruzione e una rinascita. Ricostruzione dal punto di vista non solo edilizio, urbanistico, ma anche dal punto di vista economico e sociale. Parghelia, sotto gli occhi di tutti, la ricostruzione, voglio dire, con criteri appunto post-terremoto, credo che sia appunto del 1909, le prime norme che dettavano modalità diverse nella costruzione, nell'edificazione, quindi sugli aspetti e sugli assetti territoriali. Quindi due eventi che hanno creato, Palmi riporta circa 700 vittime, 80.000 per tra Messina e la Calabria del Sud. Sono stati due tragici episodi che, come dicevo, hanno però anche per la loro tragicità e a seguire della loro tragicità hanno creato condizioni di modernità nella ricostruzione dell'assetto delle nostre cittadine e dei nostri territori. Quindi gli studiosi più di me, io devo limitare e mi limito semplicemente a portare i saluti dell'amministrazione comunale di Parghelia, a ringraziare il Vicino Scanzola, a ringraziare quanti i presenti, quanti gli effetti, i relatori che sono intervenuti, perché sono quelle iniziative e quelle ricostruzioni che in effetti ci aiutano a non dimenticare. E credo che il lavoro fatto e il trasferimento di quanto fatto alle nuove generazioni, che molto spesso si sentono estranee agli eventi, alla storia tragica, ma anche meno tragica, delle nostre comunità, sono appunto quegli appuntamenti che ci aiutano a capire meglio e ci aiutano, credo, nel percorso, che deve essere sempre un percorso più virtuoso, più rispettoso appunto dell'ambiente, delle modalità e delle tecniche di costruzione. Sono quelle cose che ci devono aiutare a non ricadere negli errori del passato, che molto spesso sono poi alla base delle tragedie e dei disastri. Grazie. Direi di cominciare questo percorso partendo proprio dalla testimonianza che solitamente ci piace e mi piace leggere prima di avviare tutte le discussioni e tutte le presentazioni del libro. È un breve stralcio del Corriere della Sera del 30 dicembre 1908 che Domenico ha riportato nel libro, dal titolo Palmi non c'è più. La stazione di Palmi presenta uno spettacolo impossibile a descriversi. I viaggiatori chiedevano notizie, inquieti della loro destinazione. Un ispettore ferroviario urlava a squarciagola. A fronte i contadini scendevano alla stazione inebetiti, portando con perizie, incalzati dalla paura. Mentre tutti si addensavano nell'edificio screpolato in cui risuonavano pietosi lamenti, mi sono avviato verso il paese, che dista mezz'ora di strada dalla stazione ed è situato in vetta a uno splendido colle tutto piantato di ulivi. Strada facendo incontro sempre più nuovi fuggiaschi, aggruppati a famiglie, a piccole flotte oppure isolati. Tutti avevano una fisionomia di sogno, l'impronta di gente impazzita. Un uomo barbuto, alto, che bandiva un gran bastone con un aspetto da mago, mi si parò dinanzi e mi disse: «Dove vai?» «A Palmi», risposi. «Palmi non c'è più».
fummo subissati per le nostre colpe. È un castigo di Dio. In queste parole c'è la testimonianza di tutti coloro che hanno vissuto i terremoti, secondo me, sia del Novecento, sia quelli prima, sia quelli più recenti, perché questo è un libro che crea un percorso e un confronto su quello che è la nostra, il nostro paese, nella considerazione di come ci sono state le varie ricostruzioni e come tutti noi siamo stati segnati in Irpinia, ad Amatrice, piuttosto che all'Aquila, dal terremoto. Il terremoto ci cambia, ha dei rivolti storici, antropologici, sociologici, ci cambia, e poi questo lo vedremo insieme, anche dei risvolti di cambiamento biologico. E questo è un libro che ci aiuta a ripercorrere tutto questo, parte dalla fine sostanzialmente, da quelli che sono gli eventi tragici, attraversa la rinascita, quindi cosa è avvenuto, l'emergenza abitativa, come affrontarla, il nuovo piano regolatore, il cambio di volto della città, non solo della nostra, ma di tutte le città che hanno subito dei terremoti. E poi si intreccia la memoria, il ricordo, la commemorazione, cosa noi oggi siamo a seguito di quei terremoti, perché se ci pensiamo, e a volte è bene soffermarsi su questo, in questa testimonianza è quella probabilmente dei nostri bisnonni, dei nostri trisavoli, e ce l'hanno tramandato per quelli che sono sopravvissuti, quindi noi un po' questa situazione ce l'abbiamo addosso, siamo pronti a quello che succederà. E ovviamente il futuro, le problematiche, il rischio sismico, quali sono i nuovi mezzi e strumenti per affrontare il rischio sismico. Tutto questo sarà questo piccolo viaggio che faremo partendo poi di nuovo, anzi ritornando a Vincenzo Calzona e quindi entrando nel vivo. Prego. Grazie Rianne, io sarò breve perché quello di Gelliani è un po' quello che noi abbiamo lavorato da anni da parte lì, perché non dimentichi. Qui c'è, lo dico per quelli che non sono di qua, c'è una sala con una mostra fotografica abbastanza nutrita che si occupa proprio del terremoto del 2005, perché questo è il Museo della Memoria che l'amministrazione ha voluto fare e con centrando praticamente su tre sale, una è quella del terremoto, una è quella della marineria, perché lì era un paese di marittimi e il 70% degli uomini erano sul mare, sia nel 600 e 700 ma anche poi nel 900, e poi c'è una piccola sala con i tre diciamo eroi, perché sono lì qua, che hanno partecipato alla rivoluzione del 1799. Quindi questo è un museo di solito non presenta libri. Noi siamo in un periodo in cui tutti presentano libri, tutti hanno scritto libri, forse qualcuno ha scritto più libri di quanti ne abbia letto in vita sua. Io invece mi sono trovato di fronte a questo libro, me lo sono trovato, io ho cercato Domenico, devo dire la verità, lo conoscevo appena, ci eravamo visti una volta a Palmi, in un convegno in cui ero relatore sui musei un anno e mezzo fa circa, e ci eravamo visti là, in un posto bellissimo perché non c'è stato, nella Casa della Cultura, che ha delle sale incredibili, sia antropologici, archeologici, che c'è la sala della musica dedicata a Cilena, e poi c'è una pinacoteca incredibile, cioè noi siamo in Calabria e possiamo andare a vedere un Modigliani, cioè non è cosa da poco, pensateci un attimo, ci sono tante opere, ci sono anche opere del 300 e 400, però un Modigliani in Calabria, c'è un Modigliani vicino a casa, io vi consiglierei di andarlo a vedere proprio, di andare anche solo per questo. Sì, Donazione Rebbe, c'è anche la biblioteca, ci sono tutti quei libri d'autore fatti dall'autore, veramente una cosa che vale la pena vedere. E quindi mi sono trovato davanti a questo libro, chiaramente interessa per il terremoto, per quello che facciamo qua, e l'ho letto velocemente, perché lo dicevo, succede che questa cosa in tutti questi libri, poi succede anche che ti imbatti in ragazzi, e rispetto a me è un ragazzo che scrive un libro che ti affascina, è successo con questo,
E lo stesso è successo con un altro libro di un altro ragazzo che ha scritto su Don Motto, era quello di Gabriele Vallone, che sono libri che nascono probabilmente da studi universitari, ma poi sono libri fatti bene. E invece poi ho contattato Domenico per presentarlo qui in un'istituzione museale che di solito non si occupa di presentare libri. E mi ha fatto ritenere questo volume che il Museo della Memoria di Pantelleria fosse il luogo giusto per farlo conoscere in questa zona e contemporaneamente riprendere un discorso che noi avevamo iniziato nel 2005 con i convegni, con la mostra e quindi parlare di altro che non sia Pantelleria il terremoto, ma di altri posti, di Pantelleria il terremoto del 1908 e Pantelleria la città distrutta dal terremoto del 1783, ricostruita secondo un piano regolatore, come sono state ricostruite altre città vicine a noi, pensate anche spostate, pensate Mileto, costruita da un posto, Filadelfia, che ha tutta una storia particolare perché lì era stata costruita proprio su un'idea di massonica, quindi ha una pianta particolare, anche la zona che chiamiamo il piano regolatore di Tropea, il corso di Tropea, tutti interventi del 1783 a Bambi, la città era stata ricostruita, però presumibilmente poi le direttive imposte dalla legge non furono, a livello edilizio, non furono osservate. E dopo il 1783 il sistema costruttivo varato dal governo dei Borboni attuava la prima normativa antisismica in Europa ed era una cosa molto all'avanguardia, praticamente era il baraccamento del nostro essere architetto ci sta prendendo il sopravvento, praticamente avevano organizzato la Calabria meridionale con un'organizzazione di protezione civile suddividendoli in 5 ripartimenti, a capo ingegnere proveniente da Napoli che coordinavano i lavori e la riedificazione veniva con questi edifici in muratura con un'ossatura di travi di legno legati con altri travi trasversali. E io qui faccio una riflessione personale e locale. Barile è stata distrutta completamente, lo sapete, il terremoto del 1905, pochi fabbricati rimasti in piedi avevano probabilmente già subito degli interventi. Uno di questi fabbricati, che è quello dove c'è il bar, negli anni 97-98 era stato ristrutturato, io ero il progettista, non potendosi demolire il fabbricato per le norme di piano regolatore, si interveniva all'interno, quindi svuotandolo completamente, era una casa di civile abitazione, doveva diventare un bar, e facendo all'interno una struttura di calcestruzzo armato. A quel punto i muri, che erano circa 1,20 m, 1,40 m, non servivano più, e quindi si era pensato di ridurli. Riducendo questi muri è venuta fuori la baraccatura. Allora, quella era una delle case non lesionate al terremoto del 1905. All'interno della muratura aveva poche travi perché erano tutte tarlate, non c'erano tutte, c'erano dei pezzi, in alcune zone mancavano completamente, però aveva resistito al terremoto probabilmente perché proprio questa tecnica inventata o studiata è imposta in quel periodo dopo il terremoto del 1783 era stata osservata. E addirittura dopo il terremoto del 1905 e del 1908, assieme alle tecniche del cemento armato che allora stavano nascendo, la legge ammetteva questo tipo di interventi. E quindi mi è piaciuto, cioè mi ha fatto proprio ritornare anche nell'episodio di un giovane professionista qual ero e di questo discorso che fa, io adesso
faccio un salto, domani vi parlerei di tutto il libro, perché il libro deve parlare Domenico. Domenico scrive: il sisma diviene un punto di riferimento spaziale e temporale, che avvenimenti, i rapporti, le storie di voi vengono riconosciute, ricordate, riguadagnate nella memoria, ricorrendo ad una cronologia che si articola in prima del terremoto e dopo del terremoto. Probabilmente per i ragazzi di oggi di Bergheria non è così, per quelli di dell'età nostra sentivamo sempre nelle nostre case dire prima del terremoto e dopo del terremoto. E quindi è vero che c'è questa memoria, ma è vero anche che si rischia di perdere. Allora non è solo un fatto storico, un fatto culturale, ma anche un fatto di sicurezza, è anche un fatto di coscienza, di sapere che bisogna costruire in un determinato modo per non ritrovarsi di nuovo in quella situazione in cui Bergheria si è trovata l'8 settembre del 1905, Parma si è trovata il 28 dicembre del 1908. E quindi c'è tutto un discorso molto, molto complesso di queste leggi che sono molto, molto precise, molto severe, normativa antisismica, ma poi c'è stato tutto il periodo dei condoni in cui si condonava qualsiasi cosa fatta, e quindi questo sta probabilmente metterà a rischio molti fabbricati. E quindi noi vogliamo coltivare questo ricordo. L'abbiamo fatto nel 2005, l'abbiamo fatto con un convegno, con una mostra, l'abbiamo fatto nel 2008, poi ci sono stati anni di stasi, ma erano anni di stasi in tutto, e l'amministrazione, questa attuale amministrazione, insediandosi, ha ripreso questa giornata. E io pensavo che bisognerebbe un po' allargare adesso lo sguardo. È un'idea che mi è venuta anche leggendo questo libro, e che da qui potrebbe partire, in accennavo a Domenico, un discorso che coinvolge altri comuni, altri paesi, altre tragedie, e magari, che so, per il 2025 o per il 2028, no, questo è troppo vecchio, ma il 2025 del 2025 si potrebbe, per esempio, qui parlare con cioè, punti più colpiti, Stefanacoli, Triparni, Zammarò, Favelloni, dice Saniti, sono questi praticamente i paesi che all'epoca hanno avuto più danni. Ecco, questa potrebbe essere un'idea su cui potremmo lavorare assieme. E io voglio concludere leggendovi anche una cosa che mi ha molto colpito. È uno scritto di uno che ha vissuto il terremoto. È stato pubblicato nel 2002 in una specie di quaderno dal nipote. Questo signore che l'ha scritto era Naso, Domenico Naso, noto come il maestro Naso. E il nipote ha raccolto questi scritti. Io l'ho ritrovato. C'è un grosso volume della Protezione Civile che parla del terremoto del 1905, detto nel 2007, vi consiglio di chiederlo perché lo mandano anche gratuitamente, magari ci mettono 4 mesi, però arriva. E qui si parla veramente un sacco di cose, ci sono le normative, ci sono le foto, ci sono gli articoli di giornale su cui noi conosciamo, ci abbiamo anche la raccolta di giornale di là, ma diverse cose che sono interessanti. Questo è Domenico Naso che racconta in prima persona, quindi rispetto a quella della italiana è una testimonianza non raccolta. Dice: venuta una certa ora tutti si andò a letto, stanchi per le fatiche del giorno trascorso, e così tutto il paese restò in una quiete quasi solenne, interrotta di tanto in tanto dal recitare delle rane e da un insolito ululato anziché di abbaiare di cani. Ricordo che come altre persone io non riuscivo a dormire, anche perché uno dei miei figlioli era affetto da febbre alta e pertanto mi ero sdraiato vestito sul letto. Ad un tratto ho cominciato a sentire il letto che dondolava, ho chiesto a mia moglie cosa fosse, cominciarono a tremare anche i muri della casa, un vuoto improvviso e potente mi scosse dal tetto.
cominciarono a cadere giù calcinacci a pietre. Istintivamente tutti gridammo: maledizione, terremoto, terremoto. E il terremoto davvero batteva maledettamente, crescendo sempre di intensità. Durò 43 secondi e parvero 43 secoli. Restammo fermi aspettando la morte insicura, ma come Dio e la Madonna vollero, il terremoto cessò e pensammo di metterci in salvo. Presi i due figli in braccio, dicendo agli altri di seguirmi, credo che sotto figli mi pare, corsi alla scala per arrivare al portone e invano tentai di aprire. Il portone si era incastrato e le pietre continuavano a venire giù. Fa delle altre considerazioni, poi dice: ritornando a quei terribili momenti che sembravano secoli, mi attaccai al portone, cercai di aprirlo con tutta la mia forza. I miei figli urlavano di paura. E fu allora che forse successe il miracolo. Il portone, quasi spinto da qualcuno, si spostò di quel tanto che permise ai miei familiari di uscire uno per volta da quella casa che stava per crollare. Mi girai indietro, ma non vidi tutti i miei figli. Tornai indietro, il portone costruito dai muri della casa di fronte, immaginando a quest'uomo la disperazione in quel momento, no? Ho immaginato i miei figli sotto le macerie e cominciai a chiamarli per nome. Ed ecco che dal dietro della casa esce mia moglie con gli altri figli, eravamo tutti salvi. Poi continua descrivendo lo stato della gente: la gente seminuda, la gente disperata, la gente che urlava sotto le macerie. E poi lui insegnava a Brattirò e quindi si trasferisce, riesce a trasferirsi in Brattirò e descrive questa. Come sale salendo nei tornanti sopra Tropea, di come vede questo suo paese, il suo paese distrutto. E dice: accoccolato su quel carro, con i gomiti sulle ginocchia e il viso tra le mani, ero assorto in tristi pensieri, quando per balzare il carro mi riscossi, alzando la testa, quasi svegliandomi da un triste sogno, girai lo sguardo di quell'orizzonte. E vedi Pargherie, il mio paese distrutto, ridotto in rovina. Non urlai per non spaventare ancora di più i miei figli, eccetera, eccetera. Sono delle testimonianze. Ogni volta che salgo poi tornanti e vedo Pargherie, questa cosa mi viene in mente. Quindi ho ritrovato anche nel tuo libro anche tutte queste situazioni. Ho un sacco di pezzettine di carta su cui ti dovrei fare la lezione delle cose stupende, per esempio il racconto della Madonna, del terremoto dell'Ottocento, eccetera, eccetera, però non ho parlato più di quanto dovevo. Sì, ok, grazie Vincenzo, perché vabbè, anche io, guarda, come vedi, ho una serie di post-it ogni volta che presentiamo il libro, quando vedi questo ne escono sempre altri, perché essendo, anche se è un lavoro documentaristico, no? In realtà è un lavoro che ci accomuna, perché è un lavoro che ci fa sentire appunto in sintonia dentro una tragedia che abbiamo vissuto un po' tutti e che comunque nella memoria ci resta dentro. E resta anche poi dentro quel senso del divino, la testimonianza che hai letto, anche relativa, è arrivato il miracolo. Noi abbiamo anche situazioni di questo tipo che sono successe magari. Lui parla di Gemma e la Madonna. Il discorso è proprio che l'unica che è rimasta in piedi è quella della Madonna. E noi abbiamo il miracolo. E quindi c'è il miracolo. Anche noi abbiamo delle similitudini nel vissuto di queste purtroppo tragedie. E come dicevo, il lavoro di Domenico è un lavoro documentaristico, ma non solo. Devo dire una cosa, qui è giovanissimo, non so se l'avete notato, posso dire qual è cos'è? 96, quindi è giovanissimo, però ha una puntualità e un amore verso quelle che sono poi le nostre origini, che lo fa, gli fa fare un lavoro che non solo racconta il terremoto in sé, quindi quel senso di tragedia, di angoscia che magari ci portiamo un po' dietro, ma comunque lo analizza da tanti punti di vista e ci dà poi uno spiraglio
per poter ragionare anche su quello che noi possiamo fare oggi come cittadini, poi ne guarderemo, per evitare o per prevenire più che evitare, perché gli eventi di questo tipo non possono, insomma, se devono verificarsi si verificano, sono indipendenti da noi, ma quantomeno per prevenire e poter essere, tra virgolette, pronti ad affrontarli. Prima di dare la parola all'autore, noi abbiamo una chicca, abbiamo un video, un filmato che è stato girato da una troupe francese qualche giorno dopo il terremoto di Palmi, ed è l'unica testimonianza che abbiamo, e si chiama Terremoto in Italia, giusto? Sì. Quindi adesso 2 minuti e poi continuiamo. Mondo, praticamente. E c'è tanto da dire dopo che uno vede queste immagini, per cui qualunque commento io in questo momento sarebbe superfluo. Preferisco passare la parola a Domenico, che vorrebbe partire proprio da qui e poi raccontare, insomma, tutto quello che c'è, per quanto possibile, non tutto se non svegliamo tutto quello che c'è nel libro, ma diciamo tutti gli aspetti, insomma, salienti. Prego.
Grazie Diana, buonasera a tutti. Che dire, insomma, chi mi ha piaciuto prima di me ha già anticipato il lavoro che ho svolto di ricerca storica. È un lavoro che, ecco, partirei per lo più, vorrei partire più da titolo, dall'incontro con Vincenzo. Noi è vero, ci eravamo già conosciuti in un incontro alla Casa della Cultura a Bari, dove io appunto collaboro. Per quanto riguarda le sezioni museali, ci siamo poi messi a parlare, insomma, loro hanno visto la pubblicazione del lavoro e quando mi ha proposto la presentazione qui a Partiglia io ho accettato subito, perché mi erano colpito per lo più due aspetti. Allora, il primo è perché in realtà la mia famiglia originaria di questi luoghi, di Cessaniti, quindi di Barbaro di Cessaniti e di Paradiso di Priapo. Quindi loro hanno vissuto questo terremoto, il terremoto del 1905, dell'8 settembre 1905. E io avevo vivo il ricordo appunto dei miei nonni che mi raccontavano che i loro nonni avevano vissuto quel terremoto. In particolare un mio avo si era salvato dal terremoto del 1905 perché si era rifugiato sotto un architrave e quindi era sopravvissuto. E questa cosa mi aveva profondamente toccato. È un terremoto, quello del 1905, che quindi fa parte anche della storia della mia famiglia, fa parte insomma del mio passato familiare, ed era sempre vivo nei miei ricordi questo aspetto. Poi in realtà nell'opera, che come avete capito parla per lo più del terremoto del 1908, il terremoto del 1905 ritornava spesso per una serie di aspetti. In particolare, il primo è che a Palmi, tre anni prima del 1908, si era avvertito il terremoto del 1905. Ora, ve la faccio breve, la storia sismica di Palmi l'ha già accennata Vincenzo. Nel 1783 viene distrutto dal più grande terremoto che colpisce la regione, che è appunto il grande flagello, quello del 5 febbraio. Viene poi ricostruita con questa pianta urbanistica, con delle caratteristiche particolari. Chi conosce più o meno Palmi appena visita il centro storico evince questo. È un progetto insomma portato avanti dai Borbone in varie zone della Calabria, cioè Mileto, Filadelfia, Seminara, ma anche Reggio Calabria viene poi ricostruita con questi aspetti. E poi in realtà Palmi si è verificato un terremoto nel 1894, quindi quasi un secolo dopo quello del 1783, che è famoso a Palmi appunto per questo aspetto del miracolo. Ve la faccio breve perché la storia poi la dovrete vedere nel libro. Avviene che durante una scossa di terremoto la popolazione di Palmi, per via di una serie di segni mariani che si erano verificati in quei giorni, decide di portare in processione la statua della Madonna del Carmine, e in quel momento avviene una scossa violentissima che ha come epicentro Palmi. E pensate voi, su una popolazione di 12.000 abitanti all'epoca, furono solo 8 le vittime, perché la maggior parte delle persone era appunto dietro la processione, quindi si trovava fuori dalle abitazioni. Un evento che ebbe nel prigioso, venne poi ripreso insomma anche dalla stampa dell'epoca. Poi arriviamo a noi. L'8 settembre del 1905, qui, a cavallo dei comuni di Vibo Valentia e Cessaniti, si verifica questo grande terremoto che causa circa 529 vittime e 1877 feriti. Fu un evento che distrusse questo territorio. E come mi sono ritrovato a parlare con Vincenzo, un terremoto un po' dimenticato anche a livello nazionale, però fu la prima tragedia nazionale a essere attenzionata dalla stampa dell'epoca. Noi abbiamo fior fior di corrispondenti che vennero qui, soprattutto a Pagheria, perché fu uno dei centri più colpiti, per riportare appunto quello che avvenne. Ed è una cosa, insomma, se pensate bene, effettivamente fu anche un po' la prima tragedia patriottica, perché era il primo grande terremoto che si verificava in Italia dall'unità, e tra l'altro fu il primo documentato del XX secolo. Quindi è un aspetto, quello del terremoto del 1905, sicuramente da ricordare. Ecco, qui Vincenzo ha accennato a questo lavoro, non esclude insomma anche in futuro di poter riprendere anche questo aspetto, lo anticipo già al mio editore, perché ora appunto nel 2025 ci sarà l'anniversario, ed è sicuramente una storia che merita di essere raccontata. Perché terremoto dimenticato?
perché probabilmente a differenza di Bari, di Reggio, di Messina, queste zone erano delle zone per lo più costituite da paesi a carattere agricolo, a parte Libo non c'erano grandi centri che erano stati flagellati, eppure fu un'ecatombe, e qui 529 vittime. Ma poi soprattutto dopo il terremoto del 1908 divenne quello il terremoto nazionale, perché fu un evento di proporzioni immense, parliamo insomma di 80.000 morti, tra gli 80.000 e 100.000 in realtà, il numero non è neanche chiaro tutt'oggi. Quindi parliamo di un evento che ovviamente per le sue proporzioni diciamo contribuì a far dimenticare quello che avvenne qui per anni prima. Insomma, in realtà io credo che vanno raccontati di pari passo i due eventi sismici maggiori che la regione, speriamo che siano gli ultimi che la regione ha avuto, quello del 1905 e quello del 1908. Tornando al libro, questa premessa era doverosa. Il libro affronta anche il terremoto del 1905, perché a Parmi è avvertito. Pensate che ci sono due casi emblematici. Il fatto che a Parmi, quando qui appunto però la scossa venne avvertita, e molte persone spaventate da quello che avevano avvertito, perché erano memori del terremoto precedente, che era quello del 1894, fuggirono dalle abitazioni in vera e propria per gli attacchi di isteria. Ci sono tantissime testimonianze su questo, addirittura abbandonarono le baracche che erano state costruite neanche una decina di anni prima, proprio presi dal terrore. E in più a Parmi avvenne anche il crollo di un muro del carcere a causa del terremoto, e quindi molti galeotti fuggirono, dovettero venire due plotoni di carabinieri di stabilire l'ordine nella città. Quindi comunque il terremoto del 1905 è collegato, come è stato detto, nel gemellaggio. Paradossalmente sì, un triste gemellaggio che accomuna sia il Dibonese, sia la Piana di Gerdano, più in generale lo stretto di Messina, per via di questi eventi sismici che devono essere letti in maniera consecutiva. Eliana ha accennato qualcosa del libro. Il libro in realtà parte dalla fine. Io ho voluto raccontare il sisma all'inizio, cosa avvenne, le testimonianze, i soccorsi, tutto questo aspetto. Poi si concentra su un aspetto che in realtà pochissimi trattano, a parte il fatto della sfera sismica, che anche quello è poco raccontato come fattore storico, pochi si spingono insomma ad attenzionare questo aspetto, che in realtà nella nostra regione è molto importante, perché appunto fa parte della nostra identità di calabresi aver vissuto i terremoti, continui terremoti che ci hanno anche cambiato, ci hanno forgiato, ci hanno portato ad avere delle considerazioni della vita radicalmente diverse, a scandire il tempo, quindi una serie di mutamenti sociali che avvengono dopo il terremoto. E dopo la fine io mi sono concentrato sull'aspetto appunto della rinascita, che cosa avviene dopo un terremoto, cioè come si fa a ripartire, quindi tutto l'aspetto della ricostruzione, di cosa è avvenuto, di che cosa è stato sbagliato in precedenza e che cosa si continua a sbagliare. Quindi parliamo dei contorni facili, parliamo di tutto ciò che non funziona nei piani regolatori, della mancanza spesso, anche nelle zone sismiche, così come Parmi e Parmeria, di piani di emergenza. Pochissimi comuni sono preparati, e tra l'altro pochissimi comuni hanno degli edifici pubblici adeguati alle scosse, eppure in Calabria è una delle zone sismiche più note d'Italia, per via della ricorrenza appunto di questi fenomeni, che è assolutamente paradossale. Poi c'è un aspetto, e qui mi ricollego di nuovo a Parmeria, che è quello della memoria. Allora, uno degli aspetti che mi ha colpito nell'andare avanti nella stesura del libro, io poi mi sono spinto un po' oltre quello che era lo scopo originario, ovvero raccontare quello che è accaduto a Parmi. È venuto fuori un lavoro che parla della storia sismica non solo della regione, ma anche un po' del paese. E uno degli aspetti che ho voluto analizzare è quello della memoria. Parmi mi ha colpito perché, partendo proprio da quel terremoto del 1905, a Parmi mi sono reso conto che la memoria di quel evento è molto accentuata. Perché voi nel 2005 avete fatto un evento di ricordo, per dire, il centenario, non solo, c'è anche un monumento, Vincenzo mi ha portato, quando sono venuto qui a fare un sopralluogo per la presentazione, a vederlo, un monumento dedicato alle vittime. E non è una cosa da poco, considerate che pochissimi comuni in Italia
hanno monumenti dedicati alle vittime del terremoto. A Pavia non c'è, a Pavia non c'è. E Pavia ha avuto 700 morti, su una popolazione di 10.000 abitanti, quindi parliamo quasi del doppio delle vittime del terremoto del 1905. A Pavia non c'è un monumento. Eppure più a Pavia voi avete un monumento e avete avuto anche la forza di realizzare un museo dedicato all'evento. È un aspetto critico che sicuramente va analizzato. Poi io in realtà analizzo anche altri terremoti italiani. E in questo caso mi ha colpito questo comune per questo. Quindi è una particolarità che c'è qui a Pagheria, nel libro lo troverete, vi racconto appunto di come qui c'è stato questo forte sentimento di attaccamento alla storia del paese, alle radici, anche per via sicuramente della storia, delle mutazioni che questa popolazione ha avuto a seguito di quell'evento. Pagheria, io non sono di Pagheria, ma vedendola insomma si vede chiaramente anche nell'urbanistica quanto quell'evento è inciso, cosa che magari non trovo in un comune limitrofo come Tropea o come Brianza, ma qua è evidente che c'è stato qualcosa che ha cambiato la storia di questo territorio, come tutti i comuni ricostruiti. E ecco l'aspetto del ricordo. Il terremoto del 2008 ha pochissimi esempi di ricordo, eppure qui in questa zona del Pugliese, soprattutto a Pagheria, si è portato avanti. Poi il libro in realtà si chiude con quello che è, diciamo, un messaggio per il futuro, perché non è solo memoria del passato, ma anche futuro. Che cosa si può fare per prevenire i terremoti? Cosa si può mettere in atto? Cosa possiamo mettere in atto noi da cittadini per far sì appunto che un terremoto non distrugga nuovamente le nostre vite? Beh, non è un mistero, come dice il geologo Tozzi, che il problema non è la terra che si scuote, ma sono le case, le abitazioni. E questa è la parte più importante, perché ci sono state tutte quelle vittime, sia nel terremoto del 1905 che nel terremoto del 1908? Perché le case erano scadenti, le case erano costruzioni realizzate spesso in maniera costolana, costruite con ciottoli, alcune addirittura finte in legno, lamiere. Vi lascio immaginare quali erano le condizioni abitative. Se diciamo i paesi del Pimponese, ancora qualche costruzione resta in piedi. Cosa? Sì, alcune abitazioni esistono, davvero. Ci sono anche degli esempi che io faccio nel libro, cioè mi dico Cacana, che è un paese vicino a Bali, piccolo paese che ha resistito al terremoto del 1908, perché le case erano costruite con una tecnica particolare e sono crollate, ma hanno permesso di estrarre gli sfortunati che si trovavano all'interno. E questo aspetto è cruciale, perché il libro dà questo messaggio, un messaggio di speranza, vi fa un po' riflettere su quali potrebbero essere le soluzioni. Credo, insomma, che chi di voi attenzionerà, vorrà comprarlo e attenzionerà l'opera. Se dovesse andare a costruire una casa, credo che lo farà in una maniera differente, con la consapevolezza appunto che in una zona sismica è più opportuno prevenire che curare, insomma, perché è ovvio che c'è necessità di fare prevenzione antisismica, di insegnare anche i ragazzi nelle scuole. Ma io mi ricordo che quando ero più piccolo si facevano le esercitazioni, per esempio il bagno del terremoto, ma ormai credo che non si facciano più, eppure sono sbagliatissimo, cioè proprio il modo peggiore per addestrare, diciamo, per insegnare, educare i cittadini del domani. Quindi è questo il messaggio che ho voluto dare nell'opera, di guardare oltre, ricordare la storia per guardare il futuro. Non vi posso ovviamente svelare il resto del contenuto, ci sono tantissimi aneddoti, considerate che è stato un lavoro minuzioso. Uno però, sì. La questione dei primi soccorsi, no, sì, che arrivarono, quello è un aneddoto un po', perché i primi soccorsi in cui al 789 che arrivano i russi, nel 1908, ecco, cioè tutto questo aspetto anche dei soccorsi, no? Balmi, il terremoto di Balmi e tutto il Regino spariscono praticamente per due giorni dai radar, cioè praticamente non si avevano notizie nelle prefetture di quello che stava accadendo qui,
e poi insomma venne fuori, i primi soccorsi che arrivavano furono quelli dei russi, una russa che si trovava sulla costa, e poi da lì, ma perché non arrivano le notizie? Non arrivano le notizie, cominciano ad arrivare gli emissari, in realtà... Allora, in realtà Colliana ha fatto una premessa di un elemento che troverete nel libro. Ma sai perché? Perché questo è semplicemente caratteristico ancora, purtroppo, di come questa situazione della distanza del sud dal centro persista. Cioè, questo sembrerebbe un'iperbole un po' strana, però in realtà per me ancora esiste. Cioè, di come ci sia una distanza tra la situazione del sud, quello che c'è del sud, e il centro, che continua purtroppo a essere distante. Così potrebbero fare altre riflessioni, ma non credo sia la sede. No, certo, Eliana vi ha raccontato questo aspetto che è vero, riflette anche quello che è successo poi in realtà con il terremoto nel 1980, che forse è un po' più, il terremoto al sud un po' più recente rispetto a questo, è vero, perché le prime notizie, pensate, il terremoto, purtroppo abbiamo anche qui questo gemellaggio, qui avviene a luna di notte, se non sbaglio, ok? Nello stesso avviene alle 5 del mattino, tutte e due terremoti notturni seguiti da terremoto. E tra l'altro le notizie nel caso qui furono arrivando, perché comunque fortunatamente i telegrafi funzionarono. Nel caso del terremoto del 1908, pensate, le prime comunicazioni a Roma arrivarono la sera, cioè parliamo delle 7 di sera, il terremoto era avvenuto all'interno della prima mattina, perché a un certo punto si è accorso tra l'altro che era avvenuto questo evento nello stretto di Messina, perché dalle prefetture di Reggio Calabria, di Messina, non arrivava nessuna comunicazione, arrivava qualcosa da Catanzaro che avvertì, che ovviamente era la prefettura anche qui, quando era ancora la provincia di Catanzaro, che l'unica prefettura che aveva capito che era successo qualcosa dato che la linea era proprio interrotta. Sapete come riuscirono a comunicare con Roma? Perché una nave da Messina arrivò a Nicotera e diede l'allarme che era successo il finimondo, cioè lo dicono letteralmente, nello stretto, un terremoto di proporzioni mai viste che occorreva subito aiuto, tant'è vero che il governo poi deve fuori spedire navi in soccorso alle zone disastrate. Credo che mi sono anche un po' dilungato, quindi poi ovviamente la parola italiana che proseguirà con gli interventi. Sì, è giusto per sottolineare il fatto che è sì un lavoro documentaristico, ma è un lavoro che ti consente di fare delle riflessioni anche sul presente, sostanzialmente, perché questo per me, questo aneddoto è un po' emblematico di tutta una serie di situazioni che continuano ad esserci nelle distanze tra governi centrali e diciamo periferie e quant'altro. Mi riallaccio a tutto questo per fare la domanda sfida che io faccio sempre a Marco, all'editore, che ci ha creduto fortissimamente in questo libro e crede nel lavoro di Domenico, e poi un po', lo sento un po' mio, insomma, è quello che stiamo facendo nella diffusione, nella presentazione di questo libro. E quindi dico, quanto oggi in Italia vale la pena investire o si investe su poi un libro che vende effettivamente quello che dicevamo, no? E quindi lo so che si apre un mondo, però mi piace sempre affrontarlo con te. Grazie Diana, io ho avverto il bisogno di alzare. Allora, io sono felice di essere qui, perché quando vedo una sala appunto con tante persone e si presenta un libro, per me è sempre veramente una gioia, perché è la più bella soddisfazione, insomma, per il lavoro che svolgo. Ringrazio ovviamente il Comune di Pargheria per l'ospitalità in questa sala, ringrazio anche il Museo della Memoria per aver organizzato questo incontro di oggi. La domanda di Eliana è una domanda che mi stuzzica particolarmente, perché vi racconto brevemente come è nato questo libro. Io questo libro lo aspettavo in realtà, e quando è arrivato, è stato proposto da Domenico, ho impiegato veramente pochissimo tempo, cioè mi è bastato fare una prima sommaria veloce lettura per dire, scusate,
per dire sì, questo libro qui io lo pubblico, perché è un libro che io in realtà aspettavo, in quanto ho un legame, sebbene non particolarmente diretto con il terremoto, forse perché fin da bambino non ho avuto un'esperienza indiretta con un imprinting. Correva l'anno 1976, io sono nato in Svizzera da genitori che calabresi che sono emigrati in Svizzera, e nel 1986 c'è stato il terribile terremoto del Friuli, in una delle zone che all'epoca, voglio dire, il Friuli non era come oggi, era una zona veramente rurale, poverissima, assimilabile se teniamo conto della condizione socio-economica alla Calabria, in buona sostanza. E allora che cosa accadeva? Allora, nella Svizzera centrale c'era una trasmissione in lingua italiana che la davano soltanto una volta alla settimana, tant'è vero, si chiamava Un'ora per giorno. Quando ci fu il terremoto del Friuli, praticamente per mesi questa trasmissione fu monopolizzata da ciò che accadeva, anche perché in quella zona della Svizzera, tra Zurigo e Lucerna, a sud, c'è sempre stata una grande comunità friulana, e quindi la televisione rendeva questo servizio. E io praticamente assistevo, ero bambino, avevo 6 anni, assistevo a questa trasmissione, mi ricordo che mia mamma mi aveva sul divano, insomma. Poi è arrivato il terremoto dell'Irpinia, poi nel 2012 ho preso quasi direttamente il terremoto, nel 2012 c'è stato il terremoto dell'Emilia e io mi trovavo a Milano. La prima scossa non l'ho sentita, per fortuna dei milanesi, perché ero in albergo a fianco alla Camera del Lavoro di Milano. E la prima scossa, se non ricordo male, è stata intorno alle 8 del mattino. Io ero sotto la doccia e non mi sono accorto, perché per fortuna dei milanesi, perché se l'avesse avvertita io sarei uscito in quel modo, voglio dire, c'è proprio come un razzo, quindi i milanesi si sono salvati da uno spettacolo non proprio decoroso. Però poi in tanta mattinata, quando arrivò la scossa forte, io ero al terzo piano della Camera del Lavoro a Milano, in riunione con una decina di miei colleghi, e sul terremoto che arrivava ad ondate. E la Camera del Lavoro a Milano è un fabbricato di 4-5 piani, però in muratura, non è un'architettura di quella moderna, in acciaio, vetro, oppure con particolari criteri antisismici, no? Incominciarono ad ondeggiare queste luci, i neon come questi, però quelli appesi ai fili, e quindi cominciarono ad ondeggiare, e io ero quasi sull'orlo di una crisi di nervi, ci è mancato poco che mi ficcassi sotto il tavolo, e poi dopo un mio collega, come reazione, una reazione di nervosismo però insolita, si è messo a raccontare le sciocchezze. Quindi ha stemperato quella tensione, abbiamo resistito, il palazzo per fortuna non è crollato, però ce ne siamo andati, poi siamo usciti con calma tutti quanti fuori, come mezza Milano ha fatto quella mattina, e tutti naturalmente con le facce, voglio dire, piuttosto sbiancate. Però forse sarà stato questo vedere queste immagini tremende del terremoto del Friuli del 1976 che mi hanno sempre tenuto in apprensione sul terremoto, ma non sul terremoto in sé, ma proprio sul concetto che la casa ti possa cadere sulla testa. Poi naturalmente noi viviamo in una delle zone che ha più alto rischio sismico in Italia. Mi sono sempre chiesto come mai non si fa prevenzione in tal senso, perché in tema di sisma le vite umane non si salvano quando si verifica grazie ad un tempestivo intervento che deve pur essere organizzato, deve pur fare per la protezione civile, ma le vite umane si salvano prima, molto prima, quando si costruiscono le case, quando si fanno i cari regolatori, se si fanno le esercitazioni,
Vedete, esistono anche della legge, ogni comune deve avere un piano d'emergenza. Se io penso per esempio al mio comune, no? Dove l'area d'emergenza è il campo sportivo, e dove nel campo sportivo adesso è un anno che c'è l'erba alta così, e dice, che area di emergenza è? Come può essere considerato un'area di emergenza, un punto di raccolta, un campo da calcio, che ammesso che non ci sia l'erba alta così, però io faccio un po', un po' di immaginazione, no? Dico, all'inizio del sisma si raccolgono diverse centinaia di persone o un migliaio di persone in quest'area, non c'è l'acqua, non c'è la corrente, voglio dire, le persone in stato proprio d'emergenza, voglio dire, li vuoi fare mangiare una volta al giorno, cioè non dico tre volte al giorno, una volta al giorno lo fa mangiare, cioè come le organizzi queste, e se piove banalmente, no? Cioè se piove queste persone nel campo da calcio, cioè che cosa fanno? Questo significa fare prevenzione, e questo significa prepararsi ad un evento che noi naturalmente possiamo fare tutti gli scongiuri che vogliamo, ma un evento che la scienza ci dice che prima o poi capiterà, perché è sempre accaduto, cioè matematicamente è ciclico, ed è non sappiamo quando, ma è matematicamente certo che un nuovo terremoto, quindi un nuovo colpo di tosse della terra ci sarà, questo è sicuro. Quindi più noi siamo preparati in tempo dove invece l'emergenza non ci sono, più vite noi riusciamo a salvare nel momento in cui questo colpo di tosse della terra arriva. Allora, il libro di Domenico è molto ben congegnato, perché naturalmente ci racconta la storia di un evento importante che ha cambiato il volto dell'intera nostra regione, e poi naturalmente si allunga in capitoli dove si parla anche di prevenzione, e in prevenzione io qualcosina so, perché ad esempio quando mi sono posto il problema di andare a costruire case, ho costruito casa in un piccolo comune della provincia di Cosenza, prima di tutto ho riflettuto e ho detto, va bene, la casa deve essere vista mare ma non deve essere sulla spiaggia, oppure vicinissima al mare, giusto perché abbiamo storie di maremoto. Poi la casa non deve essere alta, soltanto un pian terreno. Poi per una questione di gradimento familiare, siamo andati a vivere in campagna, va bene, la casa non è alta. Che caratteristica costruttiva utilizziamo per costruire questa casa? Oggi le case antisismiche si possono costruire in tante maniere, però bisogna dare anche un occhio all'ambiente, alla salvaguardia dell'ambiente, quindi la scelta della mia famiglia è caduta sul legno, e quindi ho messo su una casa di legno. Una casa di legno certificata, naturalmente non ho trovato un'azienda preparata e adatta, e questo mi dispiace, in Calabria, cioè la casa l'ho dovuta comprare a Bolzano, e da Bolzano me l'hanno portata e me l'hanno montata, poi dopo, quindi dalla parte proprio opposta dell'Italia, e ha una caratteristica che si chiama blockhouse, che è una caratteristica costruttiva del legno, dove c'è un intreccio di travi e controtravi che fa in modo che anche un sisma di proporzioni disastrose come quello, come il terremoto del 1908, questa casa la può scassare tutta, dopo l'evento magari bisogna buttarla giù e ricostruirla, però è stata progettata in modo che non ti cade sulla testa. Nel momento in cui dovesse arrivare poi dopo il colpo di tosse della terra, no? Che poi c'è, cioè, la vita ti presenta delle cose strane, alcune volte banali, no? Io magari mi sono costruito una casa di legno, ho fatto attenzione a tutti gli accorgimenti per il sisma, per quella, per quella, per quell'altro, poi magari il terremoto te lo becchi alla camera del lavoro a Milano, per dire, no? Poi succede così nella vita. Però intanto il lavoro di prevenzione ho cercato di farlo. Quindi quando Domenico mi ha proposto questo libro, mi è bastato soltanto vedere che era scritto bene, che era strutturato benissimo, che era scritto benissimo,
era strutturato benissimo, io questo libro lo aspettavo, si pubblica, abbiamo finito la prima stampa dei libri, siamo appena andati in ristampa, di conseguenza, quindi sta riscuotendo anche un certo, cioè, non voglio parlare di successo, parliamo di interesse, che magari nel termine più alto sta suscitando un certo interesse proprio perché racconta una storia, recupera un pezzo di storia importante della nostra regione, lo consegna alla memoria, però non si limita soltanto a questo, ma parla anche di prevenzione. Che cos'altro dirvi? Se gradite, se volete portarvi anche voi a casa uno di questi volumi, adesso quando appena finiremo nell'ingresso c'è il banchetto con i libri, troverete ben lì e quindi potete prendere una copia e magari approfittare anche della presenza del Domenico per farlo autografare. Vi ringrazio per avermi ascoltato. Grazie. Mauro Marchese, Marco Marchese, la sua casa editrice, questo l'abbiamo detto, è l'Ufficio Editoriale d'Arletto, nata nel 2019, sempre sotto sopra la tempesta del Covid, e sono andato a curiosare nel catalogo e ho visto che ci sono delle cose diciamo, molto importanti, ma ho visto anche delle cose che mi hanno attirato, c'è un libro, un romanzo che si chiama Il lupo, La compagnia del lupo, e quella la sapevo prendere. E poi l'altra cosa, e poi chiudo perché ho parlato troppo, La tosse della terra, che è dal titolo del libro, viene da un racconto di Leonida Repici. Sì, sì. E da questo racconto di Leonida Repici, che ha una delle edizioni, ha in copertina la parte inferiore del quadro che c'è nella chiesa di Porto Salvo, quello del soffitto di Simatore Grillo, e della parte dove si vedono i popolani, e quindi loro vogliono anche andare a fare questa visita in memoria di questo libro, che poi c'è anche il titolo al libro. Sì, infatti, questa è una curiosità, insomma, notevole, diciamo. Ed è un gemellaggio. Ma i gemellaggi non finiscono, perché adesso diamo la parola a un palmese di origine, poi devo dire che poi quando ci si ritrova tra palmesi è sempre bellissimo. Quindi diamo la parola a Emilio Minasi per insomma, le sue riflessioni su quello che abbiamo detto, abbiamo provato a dire quanto meno. Grazie, grazie a tutti. Sì. Chi fa le riflessioni dovrebbe chiudere e sintetizzare. E cercherò di farlo, però voglio mettere qualche parola prima sul libro subito. E vorrei anche portare la mia esperienza che ho avuto nei terremoti, perché io ho lavorato in Irpinia subito dopo il terremoto, sono stato sant'Angelo dei Lombardi e lì abbiamo visto quello che succede durante il terremoto e in particolar modo quello che avviene dopo il terremoto, perché l'uomo è la causa, perché il terremoto è una cosa prescindibile, però molti danni lo fa l'uomo, sia prima perché non ha la propensione costituzionale, e questo lo vediamo anche nel libro, perché quando si parla di Parmi, la cittadella, la tale cittadella, è venuta giù tutta perché erano case costruite, ma il palazzo Montigliani non è per questo, perché aveva detto una costruzione, era realizzata con materiali buoni, migliori, e quindi è rimasto in piedi. E quindi la prima distruzione la parlò all'inizio, perché non ha la prevenzione, costruisce male. Seconda distruzione avviene perché si inizia a demolire il tutto. Io ho visto a Sant'Angelo dei Lombardi, dove sono stato parecchi mesi, subito dopo febbraio, quindi dopo la seconda scossa distruttiva, che hanno demolito degli edifici che potevano essere sanati, come è avvenuto per la chiesa dell'uomo di Parmi, che era stato lesionato in alcune zone, invece è stato demolito. Quindi abbiamo questa doppia prospettiva, sì, da parte dell'uomo, che purtroppo è la mano dell'uomo che ha tanti danni a volte. Io ritengo che questo libro, questa pubblicazione, sia una pubblicazione utile, perché oltre ad avere una narrazione, quindi un racconto,
della nostra regione, quindi dei terremoti, questa è la regione ballerina, e ha anche una validità scientifica, perché ha una validità scientifica, ma soprattutto ha un raggio messaggio, la memoria del terremoto. Perché, come avete detto prima, la memoria del terremoto, dopo un paio di generazioni scrivono lì, si perde. E se noi andiamo fuori, non voglio essere un disfattista, ma siamo anni che è Parcheria, se noi andiamo fuori ci sono queste case che sono state costruite dopo il terremoto, parli la Ferrobello, costruita dalla, si chiama così, costruita dalla, dalla società Ferrobello, in cui l'ingegnere era Gaspar, e era un edificio massimo di due piani, piano terra costruito. In muratura, più un primo piano, a volte barricato, a volte in muratura, come anche qua a Parcheria. Dopodiché, negli anni 60, ci siamo dimenticati del terremoto e siamo andati a costruire altri due piani sopra. E questo purtroppo, se abbiamo un terremoto, avremo sicuramente dei danni. L'aspetto scientifico del libro lo rivedo anche perché lui fa parte di prendo tutto quello che sono gli studi precedenti. Vi voglio ricordare un grande studioso della, del terremoto di Reggio Calabria, che è stato il professore Grazio Trombetti, che si fa molto ed è molto puntuale. E altri importanti scritti della dottoressa Guidoboni, che logicamente lei, dalla, in quanto impiegata del dirigente della NGV, aveva i dati scientifici importantissimi. Sì, è una persona molto valida. E voglio anche ricordare un libro che è stato molto puntuale, molto bello, scritto dai professori, diciamo, Meligrante e il professore Becchi, che saluto tra l'altro il professore Meligrante qui presente questa sera, e anche una bellissima mostra che è stata realizzata a Parmi da parte dell'Archivio di Stato di Reggio Calabria, dove sono state esposte le foto scattate da Umberto Zanetti Bianchi, che è stato colui che ha dato un impulso alla città di Reggio, perché è arrivato per dare aiuto, ha fotografato fortunatamente le rovine, perché altrimenti non avrebbe testimonianza, perché Reggio era distrutta, quindi non si è pensato a testimoniare quello che era avvenuto a Reggio, ma abbiamo soltanto gli studi appunto di Trombetta che ha portato, e queste fotografie di Zanotti Bianchi, che tra l'altro dopo insieme hanno realizzato una serie di opere importanti con la realizzazione di orfanotrofi, perché si è interessato a Zanotti Bianchi, dopo sappiamo ha una vita, un vissuto importantissimo, fino ad essere uno dei che ha pensato alla salvaguardia del patrimonio nazionale, infatti. E quindi io ritengo che il libro cinale e rinomina delle varie della bibliografia, quindi tratta questi libri, quindi è importante. Perché la memoria è importante? È quello che dicevo all'inizio, e questa memoria purtroppo i giovani non ce l'hanno. Quindi questi lavori, secondo me, vanno portati anche all'interno della scuola, perché se non si danno questi impulsi ai giovani, ci dimentichiamo. E tutti i terremoti sono terremoti dall'altro, non abbiamo un terremoto uguale all'altro, quindi non possiamo prevederli, né possiamo pensare all'intensità, né quello che avviene durante il terremoto. E noi nel 1783 abbiamo un terremoto che ha avuto uno sciame sismico che dura un anno e ha distrutto una regione, in particolar modo la zona del Regino. Voi pensate che Oppido Alberto, ci si chiama Oppido Alberto, quello che è rimasto, i ruderi che sono rimasti, ha avuto due dissesti, un giorno ci sono fatti dall'altro, e la Dicena che scompare, quando c'era la scuola era diventata una zona, c'è stato uno svolgimento orografico di tutta la zona, la creazione di laghi artificiali, che sono prosciugati nella zona della piana, quindi c'è stato uno sconvolgimento. E lo stesso sciame sismico, ad esempio, noi lo ritroviamo dopo due secoli nel terremoto dell'Aquila, che ha avuto lo stesso sciame sismico, però
fortunatamente risiede proprio dal mese. Quindi è impossibile prevedere quello che avviene in un terremoto, ma sicuramente è possibile sapere quello che noi dobbiamo fare. La nostra prevenzione sull'aspetto costruttivo è la critica sui giovani. Si parlava di costruzione, avete parlato qualcuno dei materiali costruttivi. Io ho fatto un esempio di quello che è avvenuto in Palmi. Io posso dire, si è parlato delle breste. Bene, gli edifici in breste, terra naturale e terra cruda, hanno resistito perché hanno la stessa condizione della terra sulle spiagge. E questo i giapponesi, purtroppo, abbiamo dovuto imparare dai giapponesi che ce l'hanno detto un paio d'anni fa, che hanno fatto uno studio sulla terra, appunto la terra cruda e la paglia che noi usiamo per tenere le breste. E ci hanno detto che sono le costruzioni sismiche per eccellenza, e se no non è dovuto dire, dopo abbiamo dovuto sapere dai giapponesi. Un altro problema che abbiamo nella regione, ma non soltanto qua in tutta Italia, e l'abbiamo visto con ponti caduti e altre cose, è il cemento del potenziale. Abbiamo costruito il cemento armato negli anni 60, pensando che fosse la panacea di tutti i nostri problemi. Siamo andati a intervenire su in muratura ordinaria. A Parmi abbiamo un grosso esempio: avevamo un edificio su Corso Barbaro, dove un edificio costruito subito dopo la prima della guerra, della seconda guerra mondiale, in muratura ordinaria di due piani fuori terra, ben costruito. Sono andati a realizzare due piani in cemento armato. Fortunatamente non è stato sanato. E quest'anno è stato demolito. Quindi voglio dire, purtroppo non è stato sanato, non perché non l'era sanato il comune, ma è stato sanato dal proprietario che non ha pensato bene di finire, perché non era quello che era. Quindi io voglio dire, di queste cose, di questi comuni succedono, e dopo la sanatoria, un altro danno enorme, abbiamo sanato quasi insanabile, o questa era cosa. Io non mi voglio molto allungare, però bisogna rispettare il terremoto. Quindi rispettare il terremoto significa rispettare le normative e rispettare sicuramente quello che è la natura. Non andiamo a costruire, non si deve costruire, avviene anche questo. Io vorrei chiudere facendo dei complimenti al giovane che ha presentato questa tesi bellissima, che dopo ti ha sfumato lì. L'importante è che tu, che sei giovanissimo, continui questa tua opera, continui a studiare i terremoti in generale della nostra regione, anche perché il libro oltre ad avere, appunto, come dicevo prima, degli aspetti scientifici, è una narrazione, ci narra il nostro vissuto, il vissuto dal 1783 ad oggi. Quindi è importante, questa è una storia che dobbiamo rileggere, perché ogni volta rileggiamo e ricordiamo la nostra memoria per costruire il nostro futuro. Grazie. 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 Soprattutto per questa serie, dobbiamo rispettare il terremoto, è vero, dobbiamo rispettare quella che è la natura, il terremoto che non possiamo controllare, come dire, rispettare noi stessi. Mi permetto di rubartela, questa la utilizzerò in altre presentazioni. Detto... Ho parlato della mia esperienza di terremoto, perché potrei raccontarla. Grazie. Non so se c'è qualcuno che ha qualche curiosità, qualche domanda. Sì, certo, prego. No, solo. Grazie, buonasera. Mi chiamo Luciano Milligrano, sono di Bargheria. No, volevo dire una curiosità a proposito dei gemellaggi. Ho sentito parlare di Francesco Cilea. La madre di Cilea si chiamava Felicia Grillo ed era originaria di Bargheria. Era una famiglia di mercanti di grano che, per ragioni di commercio, si erano trasferiti, erano tre fratelli, da Bargheria a
Palmi. C'era un'omonima cugina di Pacchetti, che poi era la mia di De Luca, la canzone, la tua omonima donna Bettina, che era figlia di una figlia, cugina di Cina. Ma questa era solo una curiosità. Volevo dire, io ho sentito parlare, ho trovato tantissime coincidenze, che poi credo che siano universali, nel senso del sacro, la punizione, il miracolo. A Padiglia c'era una bambina che si chiamava Maria Antonia Colace, che fu estratta viva dalle macerie dopo diversi giorni e si gridò il miracolo. Però, insomma, lasciamo l'inebetirsi delle persone, la dilatazione del tempo, dei secondi, sono tutte, quando nel 2005, essendo sindaco, Vincenzo Calzona, abbiamo fatto quel convegno sul terremoto, io avevo studiato tutte queste cose e ho trovato tante coincidenze. Però volevo soffermarmi su un'altra cosa. È stato detto, ed è vero, che il terremoto dell'8 settembre 1905 è stato il primo che abbia ricevuto un'attenzione anche giornalistica. A Pagheria, per esempio, vennero tantissimi corrispondenti, ne nomino uno, il corrispondente della Tribuna, che era Olindo Malagodi, che all'età mia si ricorderà il famosissimo figlio di Olindo Malagodi, che era poi Giovanni Malagodi, l'uomo politico. Quindi questa attenzione, ed era il primo terremoto in cui l'Unità d'Italia veniva anche accusata. A Bargheria accadde un episodio, signore di Bargheria, posso ricordare ad un funzionario del governo che venne dopo tanti anni, che dopo il 1783 il governo borbonico intervenne quasi immediatamente, mentre invece Bargheria e il Vibonese erano stati abbandonati, volevano quasi arrestarli, ci fu una sorta di sollevazione popolare. E c'è uno scritto di un ignoto autore che scrive sotto lo pseudonimo di Quasimodo, tra l'altro ha detto che nel libro, non so come, l'editore l'ha fatto diventare Mirna Quasimodo, come la poetessa, penso si chiamava Quasimodo, che fa tutta una polemica anti-unitaria a proposito dei soccorsi e della ricostruzione dopo il terremoto del 1905. Basti pensare che Bargheria, distrutta nel 1905, vide l'inizio della ricostruzione nel 1926, ben 21 anni dopo. E questo Quasimodo dice che il governo centrale non considera la Calabria e il sud come parte del territorio italiano, ma come terreno di conquista. Ora, questo, al di là della curiosità storica, mi fa venire in mente un discorso che non vuole essere, diciamo, politico nella accezione volgare e, diciamo, politicante del termine, ma riguarda il rapporto tra un'espressione che io ho trovato a proposito del 1783, quando venivano disattesi i regolamenti borbonici. Si diceva che i gran signori, a proposito delle case costruite bene, costruivano alto per farsi belli. Questa cosa, che poi con Emanuela Guidoponi abbiamo anche riscontrato in parecchi documenti, perché invece di rispettare le leggi, costruivano con pattuizioni tra privati, davano soldi e permettevano, dicono i testi, di costruire usque absidera. Vabbè, lasciamo perdere questo e torniamo al fatto che volevo dire del farsi belli.
Noi abbiamo altre opere che io non sono in grado di giudicare dal punto di vista tecnico, in programmazione, delle mega opere. Il favore o l'opposizione a queste mega opere io non l'ho mai sentito argomentare in termini tecnici, solo in termini ideologici, vedi Ponte di Messina. A proposito di prevenzione, ecco, io vorrei porre questo problema che è attuale, di questo costruire, di questo non rispettare i terremoti. Non è che non bisogna fare niente, bisogna fare e fare bene, e bisogna fare con attenzione, soprattutto, e con il rispetto appunto della terra e del mondo. Grazie. Grazie. Bisogna ringraziare Luciano perché il convegno sul terremoto è stato un suo. La presidenza del Centro Studi è stato il suo lavoro, un lavoro pesante e che dovrebbe, non tanto, cioè non solo il convegno, ma la preparazione, di cui poi è uscito quel libro che mi ha citato. Bene, lui ha posto un accento importante quello dei ripetuti dei grossi opere. È vero, però in questo momento le grossi opere si fanno. Pensa ad abbiamo a Londra edifici di 300 metri come ce l'abbiamo anche a Dubai, insomma, quindi l'uomo riesce a costruire in determinati posti rispettando quello che sono le normative. Il ponte non sappiamo nulla, sappiamo soltanto che c'è una grossa faglia tra la Calabria e la Sicilia, sappiamo che l'Africa, il continente africano, incide verso nord e quindi viene a comprimere la Calabria, da qua ci abbiamo i vari terremoti. Le tecniche useranno. Io sentivo, ieri c'è stata una polemica tra i due, e ho sentito da tutte e due le parti. Da una parte si parla senza avere cognizione di causa, secondo me, in questo momento, perché non, se non la conosci il problema, lo devi prima affrontare. Dall'altra parte si è riferito ieri che il progetto è stato rivisto con le normative, non con il vecchio progetto del 2012, ma è stato rivisto anche con la nuova normativa e si sono stati superati questi problemi. Non so se siano vero o meno queste cose, però oggi ci dico questo. Quindi dobbiamo solo verificare che questo avvenga, perché se veramente è stato verificato, e lì c'è una faglia, la sanno tutti, e lì c'è il vento, che è pira fortissimo, e c'è questo movimento della Sicilia, se questo ponte è stato realizzato, allora hanno ragione, insomma, io non andrei a fare molto. È un'opera ciclone, un'opera importante, può diventare un'opera simbolo per noi, oppure di essere un'opera che dopo tre mesi cade, dopo tre anni, cosa. Io non me lo auguro questo, è l'approccio, però è l'approccio, ecco. Hanno detto che sono io ti voglio dire no. Però ecco che anche noi negli anni 70, quando io raccontavo prima, dice Peppino Romano, che era allora come direttore generale dell'ATER, e insieme a lui io ero il suo direttore tecnico, sono andato un giorno sopra il luogo, l'edificio del 75, 1975, dove noi dovevamo andare a realizzare soltanto una manutenzione ordinaria, io ho dovuto far demolire due edifici a pizzo, abitati da persone, perché si è usato il cemento del potenziale. Questo che cosa vuol dire? Che chi ha costruito è un criminale, insomma, e ha costruito mettendo a rischio queste persone. Quindi ci vuole il rispetto di tutto, come diceva, il rispetto di tutto. Esatto, grazie. C'è qualche altro intervento? Sì. Allone, consigliere comunale delegato alla cultura e alla pubblica istruzione. Io volevo evitare di parlare perché si è fatto tardi, però prima parlando con Pietro Scordamaglio, con il professore Meligrane, che sono coloro che hanno passato tanto tempo nel trovare, insomma, catalogare tutto il nostro patrimonio fotografico, che è immenso, sul terremoto,
Dico solamente alcune osservazioni. Innanzitutto, già il sindaco ha fatto il suo saluto istituzionale, però ringrazio voi per gli ottimi interventi, in modo particolare l'autore che quello scritto, mi occupo di studi montoliani, che è una cosa un po' diversa. Soprattutto quello che diceva l'architetto quando parlava di costruzioni, di edifici anche storici, demoliti in modo troppo, diciamo, frettoloso, no? Anche l'aspetto, per esempio, pensavo prima tu hai messo la chiesa matrice, il nostro, si poteva tanti edifici, anche perché lì aveva edifici di una certa importanza, anche determinate chiese, oltre alle attuali, per fortuna, e direi anche forse per volontà divina, il nostro santuario è rimasto integro. E quindi questo è anche una cosa, anche molti palazzi che sono stati demoliti sul corso di Bargheria. Un'altra cosa, e mi associo a quanto diceva il professore Melligrana, è che noi abbiamo avuto anche la visita di Vittorio Emanuele III qui a Bargheria, almeno credo il professore sia documentata anche per la presenza del colonnello Antonino Pietro Paolo. E poi un aspetto, e chiudo, su cui ci tengo, diciamo, vorrei sottolinearlo, è di come la nostra mostra, non so se l'hai già visto, oltre che tutte le varie processioni che hanno come protagonista la nostra Madonna di Porto Salvo, che passa tra le macerie, quindi questo è anche un qualcosa molto bello, c'è proprio l'aspetto della ricostruzione, che sì, è vero che è avvenuta dopo parecchi anni, come tante storie sono parallele, no? Parmiglia, Parma, eccetera, però devo dire c'è stato anche l'impegno e la costanza, diciamo, di coloro che gestivano il paese allora, alcune determinate famiglie, diciamo, pure il benestare del tempo, che hanno seguito il piano regolatore. Questo va anche detto, che sono impegnati, tant'è che c'è stato un certo, non l'ho visto, del ministro, non mi sfugge il nome. Giulia. Quindi voglio dire, Bargheria è stata anche, ha avuto la fortuna di avere delle famiglie un po', diciamo, borghesi, aristocratiche del tempo, che sono interessate della nostra comunità. E grazie per la vostra presenza. Bene, approfitto di nuovo il microfono per salutare il presidente del Club UNESCO di Tolbea, Peppino Romani. Grazie mille. Ma non è salutato. No, non so se ci sono altri interventi, se no possiamo chiudere qui questo bellissimo incontro, devo dire. È stato veramente, veramente piacevole e ringrazio tutti. Grazie il sindaco, grazie i miei colleghi al tavolo, Marco che è lì, e ne approfitto per ricordarvi che se volete acquistare il libro è giù in potenziale. Grazie Domenico, e ci auguriamo di poterci rivedere magari per un altro incontro. Grazie a tutti, Adriana, anche grazie per la conduzione, grazie.